Segretario nazionale FIMCISL. La FIMCISL nazionale presenta il rapporto del terzo trimestre delle produzioni e dell'occupazione del gruppo FCA. Qual è la situazione a Torino e in provincia? Una situazione in netto miglioramento, in particolare alla luce del lancio del nuovo SUV Levante Mirafiori della Maserati. E questo rappresenta dato la partenza del primo modello Maserati del lusso nello stabilimento di Mirafiori. La situazione che noi stiamo riscontrando è che i volumi stanno sempre crescendo, il dato produttivo consente di dire che il lancio del secondo turno sull'impianto di Mirafiori consentirà di assorbire sempre di più lavoratori, ci ha consentito di fare il primo contratto di solidarietà, quindi ovviamente noi ci aspettiamo che il gruppo lanci il secondo modello, del resto le linee sono già pronte, noi pensiamo che lo sviluppo del secondo modello potrebbe avvenire già nel 2018. E questo consentirà la piena occupazione complessiva degli stabilimenti torinesi. Quali sono i dati del rapporto? I dati riscontrano in particolare per lo stabilimento di Mirafiori un dato positivo perché siamo partiti col secondo turno, in particolare abbiamo già raggiunto quasi le 10.000 unità per quanto riguarda il SUV della Maserati e questo di fatto in solo 5 mesi di produzione. Questa è una situazione molto importante che attesta un coinvolgimento forte dei lavoratori e una riduzione complessiva della situazione di crisi che lo stabilimento ormai aveva dal 2012. È possibile fare una previsione per il prossimo trimestre? Ma quello che noi pensiamo è che la chiusura complessiva, perché il dato ovviamente è un dato anche nazionale, per la prima volta il gruppo raggiungerà circa 1 milione di vetture nel corso del 2016, cosa che non si vedeva da tantissimo tempo. Se pensiamo solo che nel 2013 le produzioni erano intorno alle 450.000 vetture, e oggi riscontrare che complessivamente il gruppo si attesterà su questi volumi è un elemento importante perché trascina con sé la produzione, il settore e anche l'andamento industriale del paese.